Arrivederci da Agip. Tim. Caramba, che fortuna! In palio 4 miliardi. Questa sera 20:45, Rai 1. Taratata. 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 Quando la musica racconta. Taratata. Taratata. Ciao, taratata. Domenica, ore 23:30, Rai 1. Benvenuti a Quiz Show, la nuova grande sorpresa di Rai 1. Da lunedì prossimo alle 18:50 il quiz che vi terrà con il fiato sospeso. Se volete partecipare telefonate all'199-448-844. Potreste uscire da questo studio con 512 milioni. Quiz Show, l'occasione di una vita. Buongiorno, non ti avvicinare troppo che si traumatizzano appena svegli questi ragazzi. Ah, buongiorno, vabbè. Come sta? Scusate ragazzi, tutto come bene? Sì, come sta? Come sta? Lei al tuo pubblico? Allora, senti Ettore, io sì. Mi sono svegliata e ho visto che qua qualcosa è cambiato. Non lo negare, eh. Ma sì, ma perché Furio non sa stare fermo. Allora, stanotte ha stravolto qualcosa su quest'isola. Per esempio, ragazzi, venite a vedere il ponte, guardate. Il ponte ha dimezzato. Sì, lo ha accorciato un po'. Ha reso il cammino meno impervio, apparentemente, perché sì, si inventerà qualcosa, esatto. Sicuro. E i macchinari non ci sono più? I macchinari per accendere l'isola? No, non ci sono più. Scusa, come facciamo a accendere l'isola adesso? Ma l'accendiamo lo stesso, l'accendiamo con un altro macchinario di quelli infernali che si è inventato lui, non ti preoccupare. Ah, i fogliolini ci sono, sì, quindi siamo tranquilli. Sì, sì, siamo tranquilli. Siamo tutto a posto. Esatto. Qui c'è Manola, però... Manola! Adesso vediamo se si sveglia Manola. Ma come sta a dormire ancora? Noi disturbiamo, sarà dormendo. A proposito di disturbare, io questa mattina ho l'impressione che Tonsile stia ancora dormendo. Di solito io lo saluto e lui mi risponde. Invece stamattina niente. Ma no, perché Tonsilla ha deciso finalmente di andarsi a curare la tonsillite, capito? Ah, era ora. Oh. Ecco perché, ma non è che ce l'ha mandato Furio, Sì, ce l'ha mandato lui. Perché ogni volta che gli usciva una boccata di fuoco al nostro drago, Furio si bruciacchiava il pelo. Furio, capito? Basta. Furio, hai stufato, Anche comunque, perché? Al posto dei draghi ci sarà un altro gioco bellissimo. Con i canestri, il basket, sarà molto divertente. Sì, sì, ma poi lo vedrai. Senti, ma non è che con tutti questi cambiamenti, sai, magari ha ristrutturato l'isola, ci aumenta l'affitto? Perché noi paghiamo l'affitto? No, però magari lui, sempre pieno di iniziative, potrebbe cominciare a chiedercelo. Ma tu non dargli questa idea. Sì. Ma che sì, non dargli questa idea anche tu. Io gli do le idee? Guarda, certo. Che il nostro Furio è una montagna di idee, capito? Sì. Soprattutto per fare gli scherzi. È una montagna di lardo, secondo me, no? Di idee. Non dire così, Te lo fai incattivire ancora di più. Tu non sai stamattina che cosa mi ha fatto. Che t'ha fatto? Un sacco di scherzi e ci sono cascata sempre. Ah, sì? Guarda, per esempio, stavo camminando così, allora ho visto un pallone. Sì. Ah, eccolo, guarda, questo pallone questo qui. Sì. Allora sono andata lì, ho detto adesso do un tiro, faccio uno dei miei tiri, sai, quelli micidiali alla mia. Ilovic, quelli con effetto a rientro. Che fai tu? Io sono una grande in queste cose. Certo. Allora sono andata lì e ho fatto così, un dolore. Perché guardate ragazzi, guardate insieme a me che cosa c'è. Ecco, guarda. Un sasso. Dietro una bella pietra, bella pesante poi ragazzi, non sapete. Bello scherzo, bravo Furio, complimenti. Bello scherzo, bello effetto che ho dato al pallone, sì. Un effetto doloroso, non è finita. Aspetta che ti dico. Continuavo a passeggiare così e sulla roccia ho visto una moneta d'oro. Ho detto, fortunata. Ecco, e invece no, perché la moneta è questa qui. Tra l'altro non è neanche d'oro, ecco.
ecco, è questa qua. La vedi? Allora, dammela. Non te la posso neanche dare perché era piena di colla. E si è attaccata alle dita e adesso non mi va più via. Dammela, guarda. Dammela, dammela. No, non te la posso dare. Io te la darei volentieri. Non si staccano. E poi aspetta. C'è un altro scherzo che il nostro Furio mi ha lasciato in serbo. Proprio per me, eh. No. Però non ci casco. No. Dove guarda, vai? Stavolta vai, non ragazzi? Ci casco. Ma neanche. Questa è una fetta del mio dolce preferito. Buonissimo. Quello con le tagliatelle, i tagliolini, non so, lo fanno a Bologna, non so come si chiama. Buonissimo, buonissimo. È buonissimo, sì, sì. Lo so. Ma io non ci casco, non me la mangio. Ma sei matto, ci avrà messo la colla, ci avrà messo la benzina, non so quello che ci ha messo. È strepitoso. Sì, sì, aspettiamo gli effetti, ragazzi. Ma sono già una torta più buona, vedi? Non ci credo. Ma è buonissima. Cioè, ma stai bene? Ma com'è possibile? Scusa, era uno scherzo. Sicuramente ci avrà qualcosa dentro. Ma no, lo scherzo era non farti mangiare la tua torta preferita. Bravo, pure, io non ce la faccio più. Io non ce la faccio più. Guarda, mi sto proprio deprimendo. Ma non ti deprimere. Adesso avrai l'opportunità di rifarti nel corso della nostra puntata. Sì, ma quando inizia sta puntata? Ma come quando inizia? Adesso, è tardi, ragazzi. È tardi. Sigla. Oh. Annalisa, vedo che sei pronta per accogliere i nostri amici. Bravo! E sai di chi si tratta? No. Sono i ragazzi della classe quinta della scuola elementare Edmondo De Amicis e loro vengono da San Pietro in Casale, in provincia di Bologna! Eccoli! Cominciati a preoccupare, esatto. Sentito che grinta? No, già. Ragazzi, allora. Insomma, avete visto poi durante l'estate che cosa ci ha fatto Furio? Ma è possibile, secondo voi, che uno sia così cattivo? No, non è possibile. Allora, che ne pensate di Furio, ragazzi? Chi ha qualche idea? Qualche parere su Furio? Cosa qualche ne pensate? Qualche consiglio, non so, per contrastarlo. Dimmi. Cosa potremmo fare? Dici, Andrea. È divertente quando fanno su scenette. Sì. Poi... Certo, però gli scherzi sono un po' fastidiosi. Certo. Aspetta. Che dice Luca? Vieni qua, Luca. Rispettoso? Un pochino. Vieni qua, Luca. Allora, anche troppo, vero Andrea? Che dici? È un pochino dispettoso. È un po' dispettoso, eh? Sì. Ma come possiamo fare, secondo voi? Cioè,
Qual è il rimedio? Cosa possiamo fare contro Furio? Che si può fare? Avete qualche idea? Mi vengono a pagare! E come? Dandogli un bambà, magari? Ah, facendo sì. Dandogli un bambà, vedi? Dandogli un bambà! Guarda, sai che facciamo noi adesso? Che facciamo? Cominciamo subito la nostra missione. Certo, stai perché... calmo, caro Furio. Perché adesso qui... Chi c'è? Aspetta, senti. Allora, sbidollati divoratori di merendine, cosa credete di essere venuti a fare qui sull'isola? Una passeggiata? Ma chi è? Ma no, il guardiano dell'isola, niente di grave, non preoccuparti. Se credete di essere qui in vacanza, beh, vi farò rimpiangere di non essere rimasti a casa a studiare la lezione di domani, perché oggi ve ne darò una che vi ricorderete. Ma a me non sembra così buono, Ma no, ma non ti preoccupare, è un po' burbero. Volete restare sull'isola? Allora prima dovete accenderla, e voglio che sia accesa tutta quanta, perché se resta spenta solo una lampadina, potete fare dietro front e tornarvene da dove siete venuti. Scusa. Nessuno di voi ha una caramellina? A strillare così mi viene sempre un po' di mal di gola. Visto? Non è cattivo, è così un po' burbero, ma poi in fondo è un bonaccione, capito? Dici? Ma sì, è il guardiano dell'isola, capisci? A me non sembra. Comunque, ragazzi, allora, diamo retta al guardiano. Sì. E soprattutto diamo pan per focaccia a quel... Come vuoi definire? Dispettoso. Ecco, va. E sono stata buona, Sì, di Furio. Accendiamo l'isola. Esatto, qui comincia l'avventura. Ragazzi, allora, siamo pronti ad accendere l'isola? Sì. Allora, dobbiamo superare una prova che non è tanto facile, però se ci concentriamo non è neanche tanto difficile. Si tratta di individuare 5 parole che la nostra isola ci dirà, ma ce le dirà al contrario, capito? Certo. E quindi noi le dovremo dire nel modo corretto, quindi giusto. Le dobbiamo dire bene. Allora, è nella giusta sequenza, mi raccomando, ecco, i nostri ragazzi. Bisogna dire nella giusta sequenza, quindi se qualcuno sbaglia verrà espulso dal nostro cancellone. Esatto. E quindi toccherà al concorrente successivo. Insomma, secondo me è più facile da vedere che da spiegare. Giustamente, una cosa da ricordare è che ogni parola individuata varrà 2 Furio secondi. Io direi che siamo pronti a questo punto. Siamo pronti? 3, 2, 1, via! Alem. Alem. Mela. Mela. Bravo. Sì. Vai, metto. Alem. Ananab. Mela, ananab. No, ho sbagliato. Ananab. Vieni, Carmela. Alem. Ananab. Mela, banana. Bravo, banana, Carmela. Giusto. Siamo a 2. Alem. Ananab. Sanana. Mela, banana, ananas. Brava. Vai, Giulia. 3. Alem. Ananab. Sanana. Iwik. Mela, banana, ananas. Peccato. Brava, Filippo. Alem, ananab, sanana, iwik. Forza. Mela, banana. Veloce, ragazzi. Andrea. Veloce. Alem, ananab, sanana, iwik. Mela, banana, ananas, kiwi. Bravo, kiwi. Forza. Miriam. Alem, ananab, sanana, iwik, abu. Mela, banana. Peccato, Miriam. Luca. Alem, ananab, sanana, iwik, abu. Mela, banana, kiwi, ananas. No, la sequenza non era giusta, dai. Da capo. Alem, ananab, sanana, iwik, abu. Allora, mela. Mela. Veloce. Banana. Ananas. Ananas. No, ragazzi, il quinto. Scaduto. Accidenti, il tempo. Per pochissimo non abbiamo individuato ne anche la quinta parola. Ne mancava. Vabbè, comunque, ragazzi, 4 parole individuate, il che vuol dire 8 Furio secondi. In questo modo noi accendiamo l'isola. Accendiamo l'isola. Guardate che bella. Complimenti, ragazzi, complimenti. Isola, scusa. Accenditi. Annalisa, scusa, avu, che vuol dire? Ma come, era la più facile, uva, no? Uva. Avu, uva. Mi devo abituare anch'io a questi giochi. Certo che ti devi abituare. Comunque, senti, noi abbiamo ottenuto 8 Furio secondi. Quindi, sergente, noi la nostra missione l'abbiamo compiuta. Capito? Abbiamo acceso l'isola e va tutto bene. Esatto. Però,
Adesso dobbiamo compiere un'altra missione. È un babà. Esatto. E siccome Furio, diciamo che nella stagione estiva si è dilettato a trovare nuovi dispetti per noi, d'altro canto anche noi ci siamo dilettati a trovare nuovi a un babà. E adesso glieli facciamo vedere. Allora, vediamo quali sono. Eccoli qua, ragazzi. Scegliamo tra mettere a posto i propri giocattoli, infilarsi il pigiamone, e poi numero 3 il ganascino, e la foto con la vecchia zia, e poi lavarsi i denti e smettere di stare al telefono, e poi mettersi l'apparecchio ai denti e farsi tagliare le unghie. Che scegliamo? Che scegliamo, ragazzi? La foto, la foto con la vecchia zia, prego. Non era molto contento di questa foto, vero Furio? Non era contento, no, no. La zia sì, però. La zia sì, beh, certo, certo. Va bene, ragazzi, allora, adesso c'è qualcosa, vero, che dobbiamo... Ma certo, perché loro ci hanno portato un bel regalo, devo dire. Ah, sì? Loro hanno detto, se volete proprio sapere da dove veniamo, perché noi l'abbiamo detto, vengono da San Pietro in Casale, però, insomma, non è che conosciamo noi ogni minimo piccolo paese. Certo. Esatto. Allora, loro ci hanno fatto una bella cassetta, ce l'hanno mandata, e io te la faccio vedere adesso. Sei contento? Bello! Certo, ecco perché mi dicevano in continuazione, vuoi sapere chi siamo? 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 Ciao ragazzi, buongiorno. Seguitemi, vi voglio far vedere una cosa. Guardate, questa è la nostra scuola. L'edificio è stato costruito nel 1911. Vedete, ha una forma particolare e ha forma di libro aperto. Buongiorno signori, benvenuti alla scuola De Amicis di San Pietro in Casale. Io sono Alberto e sono uno dei 24 bassotti di classe quinta. Ciao, io sono Massimo